Io in quegli anni ricordo le elezioni del 96, le elezioni di Prodi, la vittoria di Prodi. Ricordo, al di là poi della politica, al di là cioè ricordo un vero entusiasmo, un vero coinvolgimento. Poi un'elezione anche particolare, che il centro-sinistra dell'epoca, che si chiamava, poi mi ha dato tanti nomi adesso. Non mi dice, è stata un'elezione particolare che insomma, il centro-sinistra vince per una desistenza che viene fatta con la Rifondazione Comunista, da un lato, patto di resistenza, quindi che permette la non presentazione di candidati in certi collegi per favorire diciamo, l'alleato, e dall'altro vede il centro-destra che si presenta separato. Quindi Alleanza Nazionale dell'epoca, Forza Italia separati dalla Lega. Quindi elezione che viene vinta anche per queste anomalie, se vogliamo, tra virgolette, ma che nonostante tutto, io ricordo, ma sia all'università, ma sia per strada, ricordo un entusiasmo, ricordo una reale e sincera volontà di cambiamento. Infatti poi è caduto quel governo nel 98, anche lì in circostanze comunque particolari, c'è la guerra nel Kosovo, l'intervento che naturalmente l'Italia in qualche modo anche sulla pressione degli Stati Uniti è costretta a partecipare con un coinvolgimento diretto, però quella fine lì comunque anche lì non trasparente, poi adesso questo ormai sta diventando storia, ci sono insomma, analisi più approfondite, però comunque al di là di tutto è chiaro che non è stata una fine trasparente. Un governo che sta facendo bene, che sta facendo bene, che porta il paese in Europa, che inizia il risanamento delle finanze pubbliche, inizia anche un tentativo serio probabilmente di combattere la corruzione, di cambiare un po' il costume. E poi da lì effettivamente, caduto quel governo, ancora la disillusione, probabilmente si respira un po' una consapevolezza che probabilmente il cambiamento non è possibile. Il cambiamento non è possibile perché in qualche modo ci sono forze o comunque gelosie, perché poi anche quel governo in fondo cade per questo contesto internazionale particolare, ma cade anche per gelosie interne, diciamo, al centro-sinistra. Quindi poi effettivamente una consapevolezza che forse, quindi più una disillusione. Quindi ricordo, per rispondere precisamente alla tua domanda, un anno o due di entusiasmo, comunque di volontà di effettivamente di poter cambiare il paese. Tra l'altro, parallelamente all'esperienza di governo, c'è anche la Costituente, c'è anche il tentativo con l'opposizione di fare delle regole del gioco, di cambiare le regole del gioco in maniera condivisa. E anche lì la Costituente non va a buon fine per un calcolo interno. Cioè perché comunque, se non sbaglio, le proposte erano state condivise. Tipo se non sbaglio, adesso io così cito a memoria, di quella bicamerale lì, come forma di governo si propone il semipresidenzialismo, che era più, se vogliamo, sostenuto dalle forze di centrodestra. Però poi è lo stesso centrodestra che si ritira la bicamerale per calcolo politico, quindi lì si capisce che forse non sarebbe, cioè forse le cose non sarebbero cambiate, come infatti poi non sono cambiate per diversi anni.